Cavolo, cavolo, è lunedì mattina, sono venuto in negozio per preparare dei pacchi. Guardate, il negozio è ancora chiuso, infatti. Stavo andando a casa a mangiare e guardate cos'è arrivato qui dentro. Devo prendere subito il taglierino. Qui dentro, in uno di questi pacchi, dovrebbero esserci i Vanford. Li apro al volo, perché voglio vedere, e poi facciamo l'unboxing. Vediamo, 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 voglio vedere il volo. Ragazzi, eccoli! Pronti? Ambozziamoli! Eccoci qua! Sono andato a casa, ho mangiato con l'imbuto, mi sono cambiato e sono corso qua per poter girare questo super unboxing subito in anteprima. Come abbiamo detto, cominciamo ovviamente dalla super novità. Quale prendo? Quale prendo? Quale prendo? Prendiamo lui! Vanford 2005 SHG. Cambiamoci un attimo e cominciamo subito a parlare di Vanford. Vanford, come tanti di voi sapranno, li tiro fuori tutti, sono la super novità arrivata da, presentata da Shimano quest'estate. Praticamente li hanno presentati a luglio, in teoria sarebbero dovuti arrivare a luglio, ma poi Covid, mica Covid, li hanno spostati a settembre. Non stavano arrivando e infatti ci sono comunque tanti ritardi, ma finalmente a fine settembre riusciamo finalmente a vedere, a prendere in mano i primi modelli, le prime taglie che sono arrivate. E si tratta principalmente, anzi solamente purtroppo, delle taglie 2005 e 3000. Nello specifico abbiamo due taglie 3000, anzi C3000, dove la C, vi ricordo, sta per compact, quindi corpo uguale al 2005 ma bobina di un 3000, e abbiamo le due velocità: velocità normale con recupero 5-3-1 e velocità più veloce, l'HG, con recupero 6-1. Oltre a questi sono arrivati anche i 2005, quindi abbiamo 2005 HG, 2005 normale, velocità normale, 5-3-1 e 6-1 quindi, e soprattutto 2005 SHG, il mulinello, e qui lo dico e qui lo nego, da torrente. La S, come per i mulinelli da aria, in questo caso identifica la bobina sciallo. Quindi abbiamo un recupero veloce, adattissimo per essere utilizzato in corrente, ma con bobina sciallo, quindi perfetta per i trecciati, proprio come trecciati molto fini, proprio quello che succede nell'aria. Ed è proprio questo SHG che adesso vado ad aprire. Sono un po' emozionato perché è il primo Vanford finalmente che riesco a prendere in mano. Ho cercato di farmelo vedere prima di ordinarli, ma non erano mai disponibili e non ci avevano neanche i campioni da far vedere. Avevano giusto pochi modelli in Shimano che hanno usato per i loro video di presentazione che trovate su YouTube, e poi li hanno dovuti rimandare in Olanda, quindi avevamo pochissimi modelli. Per esempio, già prendendoli in mano mi rendo conto subito di una cosa che non mi ero reso conto dalle foto e dai video, cioè questo, il colore nero opaco, questa finitura opaca, diciamo a grana grossa, della vernice, che lo rende molto molto cattivo. Ricorda un po' vagamente quella del Curado nei mulinelli da casting, però abbinata a questo rosso scuro che ricorda molto ad esempio il caro vecchio Stradic C4 Plus. E infatti questo mulinello, il Vanford, altro non è che il sostituto per scala di prezzo, per valore e anche per ideologia del vecchio Stradic C4 Plus. Stradic C4 Plus, che è rimasto comunque un mulinello attuale fino praticamente a ieri, ma che aveva perso un po', diciamo così, senso di esistere con l'arrivo del Stradic FL. Stradic FL aveva sostituito il vecchio Stradic FK, non so se ve lo ricordate, aveva migliorato e portato nella fascia Stradic, quindi nella fascia sotto i 200 euro, tutte le tecnologie di altissimo livello, ed era stato il primo mulinello dove avevamo trovato la Long Stroke Spool, quindi le nuove bobine di Shimano più basse e più alte, che migliorano notevolmente, se non ricordo male addirittura fino al 70% in più, le prestazioni di lancio. Qui adesso con il Vanford andiamo a vedere un altro mulinello, un mulinello che di fatto tecnologicamente si avvicina molto a quello che è lo Stradic FL, anche non solo tecnologicamente ma anche come fascia di prezzo. Infatti costa, siamo lì più o meno, questo mulinello si girerà intorno ai 200 euro in base alla taglia, ma
E ve lo dico subito prendendolo in mano, proprio avendocelo in mano, abbiamo un mulinello ultra leggero, veramente ultra leggero. Non so se ve ne rendete conto guardando solo lo spazio che c'è qui sul rotore, lo spazio, questa grassa spazzatura che hanno fatto qui sui bracci del rotore, a dimostrazione del grande alleggerimento che è stato fatto su questo mulinello. È una cosa eccezionale, oltre che fighissima poter vedere così bene la bobina dal rotore quando gira. Tecnologicamente non c'è tanto da dire, perché di fatto sono tutte tecnologie che abbiamo già conosciuto o su Stradic FL o su Twin Power o su Vanquish. E dico Vanquish non a caso, perché questo Vanford insieme al Vanquish, probabilmente da qui anche il prefisso Van, adesso non so bene per come l'abbiano pensata in Giappone, però da qui probabilmente questo prefisso comune, fanno parte della serie Quick Response. Quick Response altro non è che la serie di ultra leggeri di Shimano. Nell'idea di Shimano c'è quella di creare appunto questa serie parallela alla serie dei mulinelli normali di mulinelli ultra leggeri. Quindi abbiamo dei mulinelli con caratteristiche molto simili ad altri che troviamo nella serie normale, nella scala normale, immaginiamocela come una scala, ma caratterizzati dall'utilizzo di materiali ultra leggeri e fatti appunto per essere veramente, veramente leggerissimi. Giusto per dirvene una, questo 2005 SHG pesa solamente 175 grammi. È veramente una piuma, veramente io ce l'ho in mano, lo sto smanettando un pochino e solo adesso mi rendo veramente conto di quello che sentivo dire nei video di presentazione fatti da Shimano di un mulinello ultra leggero. Non so se si è capito, ma sono emozionatissimo da questo mulinello perché l'ho atteso così tanto e secondo me sarà il vero e proprio benchmark Shimano dopo lo Stradic FL. E con questo ha messo giù veramente le basi per i prossimi anni su quelli che potrebbero essere veramente i best seller dei prossimi anni. Perché, ripeto, sì, Stella, Twin Power, Vanquish sono bellissimi, ma sono anche mulinelli di altissima fascia e hanno tecnologie di altissimo livello, però appunto non tutti se lo possono permettere. Quando quelle tecnologie arrivano su queste fasce di prezzo, beh, cominciano a diventare veramente interessanti per molti, molti pescatori. È bello, come dico sempre da negoziante, avere in casa Stella, Vanquish, Twin Power, venderne e venderli, ma comunque, e se lo chiedete a tutti i negozianti, quello che si vende più di tutti è sicuramente lo Stradic o appunto in questo caso il Vanford. Non avendo ancora avuto modo di provarlo in pesca, non posso lanciarmi in una recensione. Posso solo fare una mia disamina, diciamo così, dal punto di vista estetico. Devo dire che è veramente eccezionale. Sarà forse per il rosso nero, che comunque a me piace tantissimo. Sarà forse per i chiari rimandi comunque a delle serie classiche, diventate dei veri e propri classici del catalogo Shimano. La manetta monoblocco, grandissimo. Finalmente basta con le manette snodate che non hanno senso di esistere, monoblocco. Ecco, forse l'unica cosa, il design di questa manetta potevano farlo un po' più aggraziato, un po' più cattivo, così mi sembra un po' facilone, un po' banale, diciamo così. Però si tratta solo di design, alla fine l'importante è pescare. Quello che mi piace veramente tanto e me lo fa piacere molto più del Vanquish è che io, l'ho già detto altre volte, quando vedo il Vanquish, mulinello che costa il doppio di questo, ricordiamolo, il Vanquish, mi viene l'ansia a vedere quella manetta in carbonio. Quella manetta mi dà proprio l'idea di fragile. Invece qui abbiamo una bella manetta solida in materiale metallico. Purtroppo, metto via questo mulinello, andiamo avanti con l'unboxing perché non è arrivato solo questo. Dicevo, purtroppo sono arrivate con solo queste taglie 2005 e 3000. Mancano tutte le taglie più pesanti, perché ricordiamo che comunque, nonostante si tratti di un mulinello ultra leggero, qui abbiamo anche tagli 5000, 4000 e 5000, quindi anche per pesche più gravose. Logico, magari quando dobbiamo fare pesche molto molto pesanti, comunque un mulinello costruito in materiali ultraleggeri è sconsigliabile, è sempre meglio preferire per esempio il suo fratello, lo Stradic FL, con materiali più non solo pesanti ma anche più rigidi, più resistenti. Ma mancano tutte le taglie, intanto butto via un po' di roba, mancano anche tutte le taglie 2000, che erano proprio le taglie da aria, quelle che insomma su un mulinello ultra leggero mi avrebbero fatto veramente fare
wow, finalmente sono arrivati. E con l'inizio della stagione trotaria non mi sarebbe dispiaciuto averli qui in negozio. Speriamo che Shimano ci metta una pezza quanto più possibile e questi mulinelli arrivino finalmente, perché qui gli areatori stanno diventando matti. Ma per sopperire alla mancanza del Vanford 2000 che non è ancora arrivato, è ritornato Soare BB C2000 SSPG, un mulinello di cui ho già parlato, avevo già fatto la presentazione, e non ce n'è, ragazzi, non c'è agonista che comunque sulla rastrelliera di canne, sulla rastrelliera delle canne in gara, non c'è agonista di Trotaria che non abbia almeno un Soare BB. E non c'è pescatore che o almeno non lo abbia provato, perché questo è il mulinello di riferimento, anche storicamente se vogliamo, del panorama Trotaria. Sorvolo veloce su quello che è il Soare, perché veramente ne abbiamo già parlato altre volte, però sono arrivati Soare BB per affrontare al meglio queste settimane di inizio stagione. E insieme a lui è arrivata anche una bella novità, proprio una presentazione di una tecnica che non ho mai trattato qui in negozio e che arriverà probabilmente già dal prossimo mese, anzi quasi sicuramente dal prossimo mese, perché ho già fatto gli ordini, speriamo che le aziende consegnino per tempo qui in negozio. Sto parlando delle legging, e infatti insieme al Soare BB è arrivato un altro BB, il Sefia BB. Mulinello che io utilizzo già da diverso tempo, mi avete visto usarlo per esempio nell'ultimo video, butto via il cartone intanto, nell'ultimo video che ho fatto sui laghi alpini, proprio perché è l'unico mulinello che Shimano ha in catalogo al momento, Shimano Italia ha in catalogo al momento, che è un 3000, quindi bobina molto larga, con bobina sciallo S. E io lo utilizzo appunto per pescare in lago, quando devo usare trecciati fini e lanciare molto lungo, mi aiuta davvero tanto, o lo uso anche per pescare in torrente, nonostante la sua velocità bassa, perché comunque un mulinello lento, essendo un mulinello da egging, è un mulinello lento, non mi aiuta in torrente, però diciamo che dipende un po', più mi ci adatto, anche perché comunque sapete che spesso in torrente pesco a casting. A proposito, se vi siete persi la diretta che abbiamo fatto qui sul canale YouTube venerdì scorso, dove abbiamo parlato proprio di casting in torrente, andate a recuperarvela, perché abbiamo cominciato a mettere un po' le basi su delle dirette e su degli argomenti che tratterò poi in futuro, probabilmente con l'arrivo della nuova stagione, qui sul canale YouTube. Ed è un argomento veramente, veramente interessante. Ma non solo mulinelli, infatti sono arrivate anche parecchie cannettine interessanti, sia sempre per il discorso egging, quindi probabilmente già potete immaginare cosa c'è qua dentro. Vediamo se la riesco a trovare. Scatole, scatoline, scatoloni, qui è tutto una scatola unica. Vediamo se è lei. Butto via questo. Dovrebbe esserci scritto qui. Esatto, è arrivata anche la Sefia S83ML, la canna di Shimano. Sefia è portata da Shimano, canna specifica per la pesca egging, come esattamente il mulinello Sefia. La canna di Shimano, dicevamo, specifica per questa tecnica. Guardate che figata, ragazzi, tutto il packaging di Shimano, che fa Shimano su queste canne, che arrivano, ricordiamo, dal mercato JDM. Tutta una canna specifica per l'aging. Non mi metto ad unboxarla, non mi metto ad aprirla oggi, perché sennò andiamo troppo lunghi e perché probabilmente gli dedico un video a parte, proprio perché questa custodia, questa canna merita un video a parte, quando dal prossimo mese probabilmente cominceremo piano piano a parlare di aging qui sul canale YouTube, e probabilmente anche da quando riuscirò ad andare a fare un po' di aging. Sto aspettando che amici liguri mi dicano di andare giù per cominciare a dedicarmi anch'io a questa tecnica, che devo ammettere è una tecnica che non ho mai fatto, ma che mi incuriosisce molto e quest'anno vorrei approfondire tanto. Quindi vi do già questa anteprima, andiamo in negozio, Sefia, canne, mulinelli, e vedrete che dal prossimo mese arriveranno tante succose novità. Ma c'è un altro cartone qua enorme di canne, cosa c'è qua dentro da andare ad aprire? Vediamo subito, lo metto qua.
È caduto il cartone intanto. Qui si muove tutto, scusatemi. Op. Op. Mentre apro questo cartone vi volevo avvertire di una cosa importante. Oggi sarebbe dovuto uscire il video pillole di trotare, secondo il palinsesto normale del canale. Ma, scusate, ma visto l'arrivo dei Vanford, ho voluto girare al volo questo video e prepararlo subito per il canale. Quindi ho spostato l'arrivo della pillola di Trotaria a mercoledì. Vedrete che arriverà mercoledì, è già programmata, registrata, montata e uscirà mercoledì. E oggi ci cucchiamo un po' questo video, questo unboxing veloce su queste canne. Vediamo un po' cos'è arrivato. Allora, via, è arrivata G-Lumis. Vediamo un po', non so se lo sapete, sono diventato rivenditore G-Lumis ormai da qualche mesetto e stanno piano piano arrivando tutte le canne. Sono già arrivate tante canne da bass fishing, proprio come questa IMX Pro che ho qui davanti, che è una della serie Jig & Worm da 3/4, lunga 6 piedi 8, cannetta veramente veramente tosta. E magari poi, ecco, probabilmente nelle prossime settimane vorrei fare un video dedicato alle canne di G-Lumis, anzi più di un video dedicato alle canne di G-Lumis, partendo proprio da quelle che sono arrivate più di tutte, le canne da bass fishing, che è un po' una delle mie specialità. E poi è arrivato, sono anche diventato rivenditore, vi volevo ricordare, di G-Lumis per la pesca a mosca. E quella che c'è qui dentro è una IMX Pro 11 piedi 11, coda 3, una mini spey veramente veramente eccezionale, che magari, ecco, potrei invitare qualcuno qui a parlare. La sto aprendo perché la voglio vedere assolutamente. Potrei invitare qualcuno della pesca a mosca, anzi chissà che prossimamente non venga qualcuno in live a parlare proprio di questo, di pesca a mosca e del marchio G-Lumis, perché ci sarebbe veramente tanto da parlare. Mini spey, che figata, eh? Ma bando alle ciance adesso, perché sennò questo video non finisce più e ne parleremo poi sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di questo marchio entrato a far parte della grande famiglia Tutto Spinning. Inoltre, già che ci sono, ovviamente per gli amanti della pesca in mare, perché so che G-Lumis è un marchio che piace molto agli amanti della pesca in mare, speravo infatti in questo pacco che ci fosse anche una novità per voi, e invece purtroppo arriverà probabilmente domani o dopo. Cominceranno ad arrivare anche le canne da inshore, comunque dedicate anche alla pesca in mare, sempre di G-Lumis. Quindi se siete interessati tenete d'occhio il sito e soprattutto tenete d'occhio la pagina Instagram, dove fotografo sempre tutta questa roba che arriva, mi raccomando. Trovate i link sia di Instagram che del mio Facebook in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il link per iscrivervi al newsletter, dove mando delle offerte sempre dedicate solo ed esclusivamente agli iscritti. Quindi mi raccomando, dateci un occhio. Io adesso vado di corsa a montare questo video perché voglio che stasera esca, quindi devo montarlo e poi devo spiegare che le altissime tecnologie, gli altissimi apparati tecnologici che abbiamo qui a Pusiano si muovino a caricare il video, perché voglio che esca anche ad un'ora decente. Noi ci vediamo mercoledì con la pillola di trotare che doveva uscire oggi, e voi magari intanto cominciate a sfregarvi le mani su questi Vanford o venite in negozio a vederli dal vivo. Ciao!